Monica Guerritore. Monica Guerritore, Roberto Zaccaria, diritti d'autore Stefano Giorgini, Anna Foglietta, Carli Paoli, Clara Alonso. L'attrice e produttrice si racconta in esclusiva su Amore con Roberto Zaccaria, accoglienza al cortometraggio, malattia, la sua, trattata come sta facendo Nadia Toffa, maternità che è insegnare a emanciparsi da pensieri che sono anche propri, e miti, su cui c'è da imparare da Ulisse. Non giudicando, sulle molestie, Woody Allen, se non per le sue opere. Come le ha insegnato una certa Marie Curie, ognuno nasce e cresce nel segno di una propria grammatica. E in Monica Guerritore l'alfabeto dominante è sempre stato quello di una seduzione virile, la chiama lei. Dice di esserne portatrice sana, è una cifra che addosso e le prende lo sguardo, le scivola sui vestiti. Ovunque vada, qualunque cosa faccia, che di solito non è mai una. Il teatro, con Mariti e Mogli, sta portando in scena con Francesca Reggiani il capolavoro di Woody Allen. Il cinema, in Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi, è moglie di Diego Battantuono e madre di un ragazzo omosessuale interpretato da Cristiano Caccamo. I premi, al cortometraggio, il Festival dei Corti in corso sulle Dolomiti fino al 25 marzo, consegna quello Generation Future, ai più giovani, per l'integrazione. Top Stories, d'altronde, e in tutto c'è il mio mestiere, che è processo di identificazione, immedesimazione, conoscenza dell'altro, sperimentare che cos'è, come guarda il mondo, quali sentimenti lo animano, e restituirlo, attraverso la forma del racconto. Entrarci dentro, senza masturbazioni umanistiche esistenziali che si avvitano su loro stesse. Semplicemente, mettendosi nei panni del diverso, attraversando il suo mare estraneo, accogliendone la suggestione. Attivare i neuroni a specchio che per natura nel femminile abbiamo già sviluppati, giocare con l'empatia e la sua chimica. È un'operazione senza giudizio, altrimenti non si può interpretare Macbeth e Medea, personaggi che hanno come qualità il fortemente negativo. Bisogna sempre partire dal pensare che anche quello fa parte di noi. Per me, un ragazzo che viene da altrove, è prima di tutto com'era la sua casa, com'è stato il deserto che ha dovuto superare, di che ha provato quando ha toccato per la prima volta terra in Italia. L'empatia può rompersi? Succede quando le persone entrano, aggredendo, quello che è il tuo mondo, e così l'istanza umana dell'accoglienza, che è in tutti noi che siamo stati migranti tante volte, si sente violata, tradita. Come nell'Antigone di Sofocle, la legge della città, della polis, è la legge non scritta del cuore, insomma, ragione e sentimento, spesso confliggono. Succede anche in Puoi baciare lo sposo, nelle sale. Dove però, nella leggerezza di una commedia, racconto di quando l'amore per un figlio vince su tutto, anche sull'aspettativa delusa di quando ti arriva a casa con un compagno invece che con una compagna. E quel comunque non rinunciare a quella parte di sé che tutte le madri coltivano, il proprio ragazzo sorridente in smoking all'altare, dentro un grande matrimonio da favola. Così nel film mi ritrovo a chiamare Enzo Miccio, come il meglio della nostra TV, per farli sposare. Siamo in un tempo in cui ogni tradizione non muore, ma va rivisitata. L'accoglienza qui fa a pugni con la proprietà privata. Suo marito, Diego Battantuono, dice, accogliamoli. Fino a che il non è vostro figlio. Anche la bella gente di Ivano De Matteo aveva lo stesso timbro, ammettiamo e proteggiamo la prostituta per strada. Appena però vi tocca i trucchi o mio marito, via. Ti curo e ti assisto. Finché non mi riguarda. Mi va bene per gli altri ma se capita a me ho più problemi. L'accoglienza appartiene, per natura, al materno. Eppure il più materno di tutti è stato nella mitologia un uomo, Ulisse. Più di Penelope, più di Circe, Persefone ed Era, tutte alla fine dominate da una fine furbizia femminile, è Ulisse che ci ha dato la conoscenza.